Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qua pronti a continuare con un nuovo episodio di FIFA 23, la carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Cagliari. Allora ragazzi, nell'ultimo episodio abbiamo perso contro la Juventus a modalità leggenda nella prima partita, poi abbiamo vinto 3-2 contro il Verona e adesso dobbiamo andare avanti ancora in campionato. C'è della posta in arrivo e c'è la squalifica scontata a Fred. E ovviamente abbiamo anche la chat dove ovviamente Ostigard ci ringrazia di averlo fatto scendere in campo. Va bene così, andiamo avanti perché adesso dovremo toccare ad affrontare credo il Monza. Infatti, in questa partita, ancora in modalità leggenda, il nostro obiettivo è intanto offerta per Colombo, prestito con diritto di riscatto. Allora, Colombo possiamo delegarlo con un prestito di 2 anni. Vediamo se se lo prendono e non sarebbe male. Detto questo, andiamo a farci la formazione che affronterà il Monza. Non farò molti cambi, lascerò Loco titolare e mi porto in panchina al posto di Maigret il nostro Fred che è tornato dalla squalifica. Quindi Fred torna in panchina. E ragazzi, andiamo a giocarci questa sfida. L'obiettivo, visto la classifica, i 15 punti di vantaggio sulla seconda, sono addirittura 18 su Roma Inter e sono addirittura 23, se non sbaglio, sulla Juventus, nonostante la sconfitta. Quindi stiamo cercando di portare a casa lo scudetto, vediamo se ci riusciamo battendo anche il Monza. Ci siamo, ragazzi, si gioca sulla neve. Una partita che sicuramente ci darà tante possibilità. Intanto qua se ne va il giocatore del Monza. Il Monza è subito in attacco. E attenzione qua perché la recuperiamo con Alvarado che se ne va. Attenzione. Bellissima azione. Bernabé che fa alla fine l'assist. Ecco, giochiamo alla PS5. A Della Vega. Una grande azione e siamo passati subito in vantaggio. Ovviamente con livello leggenda, ragazzi, saranno tutte partite abbastanza difficili. Intanto qua per fortuna la recuperiamo. E qua Rodriguez, non ci riesce a prenderla Alvarado. E riparte in Monza. Ancora, attenzione, Monza. Mamma mia! Monza alla fine è arrivato al tiro. Mamma mia, miracolo di Santo Cranio. Attenzione qua. Rodriguez ancora fermato. Per fortuna l'abbiamo recuperata, ma non è certamente facile. Attenzione, la palla è per ancora il Cagliari, che qua si riporta in vantaggio proprio con Rodriguez. Gran bel gol. Siamo 2-0 in casa del Monza. Bravo Rodriguez. Siamo 2-0, proprio come è successo contro il Verona, che poi ci ha rimontato comunque sia sul 2-2. È entrato qua l'arbitro Donna per l'ennesima volta, ci ha dato un'altra punizione. Ok, avevo pensato in un calcio di rigore.
onestamente, visto i precedenti. Attenzione qua perché se ne va Mason. Qua Mason però sbaglia il passaggio. Attenzione. E si riparte con il Monza che prova a ripartire in contropiede. No, bella coccia a pavuoto. Mamma mia, santo cranio. Santo Cranio che ha praticamente la stessa maglia da portiere del Monza. La mette in mezzo. Riconquista la palla e possono attaccare. E attenzione perché Monza comunque non demorde. Cercano un varco. Ottima palla, attenzione. No, errore di Rodriguez. Per fortuna sbagliano anche loro. Però vedete come il Monza. Niente da fare, ancora un errore di passaggio. Attenzione, fallo di Castrovilli. Cartellino giallo per Castrovilli. Vabbè, è andato sul pallone. E ancora Santo Cranio. Nostro Santo Cranio che ci sta salvando tante volte. E niente, poi l'hanno messa dentro, in qualche modo. Vabbè, Trovè non è gnonto purtroppo. 60 secondi da recuperare. Vabbè, se poi andiamo con quattro giocatori. Si chiude la prima frazione. Allora, primo tempo, il Monza ha già fatto un gol. Noi ne abbiamo fatti due e loro sono in pieno recupero. Facciamo uscire Castrovilli che purtroppo è ammonito. Mettiamo Fred al suo posto per questo secondo tempo. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Cerchiamo di giocarla con calma, ragazzi, con calma. Voleva allargare il gioco, ma il pallone è troppo lungo. Allora, Alvarado, esci perché veramente non prendere quella palla, seppur difficile, quindi mettiamo Ravastelli al suo posto. Mette mano la panchina il Cagliari. E vediamo se riusciamo a fare un terzo gol. Si affacciano nella tre quarti. Qui bravo Loco che Eseguiti gli ferma, aggiusti e concede il corner. però gli abbiamo dato un altro calcio d'angolo. I fulgi hanno già la pulina in bocca. Finisce qui l'azione d'attacco. Qua c'è un brutto fallo. Qui può starci il cartellino. Azione punita con il cartellino Solo giallo. cartellino giallo, insomma. Carlos Rodriguez. Vabbè. E dai, niente Può segnare da lì. da fare, Ravastelia. Provvidenziale, pericolo sventato. Niente, non ci hanno dato neanche la. Siamo riusciti a recuperare la palla. Attenzione perché Munizioni. sta attaccando il Monza. Può segnare da lì. Intervento non difficile quello del portiere. Hanno la possibilità della ripartenza. La giocano con Attenzione a Rodriguez. questo bel lancio per Ravastelia. Il passaggio finale è sbagliato di Ravastelia, però almeno. Newcastle che potrà contare su una freccia in più al proprio arco in quel ruolo. E Uno dei vedete come il migliori Monza difensori comunque tecnico dei si fa Magpies. vivo. Loco, ti sei fatto. Favorevolmente dai tifosi. E io vi capisco, Pierre, questo è un giocatore da Ok, regalare. andiamo a fare qualche altra sostituzione. Della Vega è sparito dalla circolazione, quindi lo facciamo uscire, mettiamo in campo Nandez da quella parte. Tecniche. Ora aspetta solo il tecnico, metterlo nelle condizioni di rendere al meglio.
I calci d'angoli del Monza sono pur sempre pericolosi. Mamma mia! Santo cranio, miracolo! Miracolo, ma quanto si soffre con il Monza che è ultima in classifica. La rete fuori su questo corner. E dai ragazzi, non perdiamo queste palle. Guarda lì, è riuscito a tenerla. Mamma mia, siamo riusciti a recuperarla. Carlos Rodriguez, possono ripartire, attenzione. Niente, Traoré sta riuscendo perché veramente ha perso una palla incredibile. E vabbè, l'arbitro ci dà anche la punizione contro. Intanto facciamo uscire Traoré fuori, dentro Nyonto, fuori anche Rodriguez, in campo Isaku. Intanto Østigard è stato anche ammonito. Ancora un quarto d'ora da giocare. Palla che finisce docile tra le braccia del portiere. Attenzione che se ne va Isaku. Gran dribbling. E la mette dentro proprio Isaku. Il nostro Isaku. Ha fatto scacco matto. 3-1 per il Cagliari sul Monza. È andato via da solo e ha messo la palla dentro per il gol del 3-1, che ci va benissimo. La partita è quasi, non dico alla fine, ma c'è ancora da giocare e ovviamente Monza ci riprova, ci continua. Attenzione qua perché se ne va. Messo giù bene. Bravo, bella coach up qui, attenzione. Occhio al contropiede. Bellissima palla per Nandez. Male, occhio alla ripartenza. Brava Stelia, tiene palla. Ha provato Bernabé. E attenzione perché riparte subito il Monza. L'extra time sarà 2 minuti. Traversone che viene respinto. Qua bravo Mason, intanto ormai la partita è quasi finita. Arriva la sostituzione. L'arbitro ha qualcosa da dire al giocatore del campo. L'arbitro donna ha fischiato tantissimo in questa partita. La mette al centro. Mamma mia! Ancora Santo Cranio che dice no. E ragazzi, ci portiamo a casa una bella vittoria, difficile, non di certo facile, però 3 punti che ci danno morale per il proseguo del campionato, dove sì, abbiamo 15 punti, però insomma, a livello leggenda tutto può succedere. Allora, il Cagliari fosse nettamente superiore, questi 3 gol lo dimostra, mai pensato di non vincere oggi, non si può mai sapere, siamo sempre pronti al peggio, non avevo dubbi. Quindi fiducia è nostra, avete vinto di nuovo, pensa che la squadra Monza si sia risparmiata, è merito dei ragazzi, quello sicuramente. Un vittoria agevole con 3 gol segnati, crede che sarebbe avuto fine diversamente, ora dobbiamo pensare alla prossima partita, quindi andiamo alla prossima. Andiamo alla prossima sfida, intanto c'è posta in arrivo, allora offerta per la nazionale, interesse per Camarà, ma non ci interessa più di tanto. Vediamo un po' la classifica, siamo con 18 punti di vantaggio sul Milan, però il Milan deve ancora giocare, quindi avanziamo in calendario, vediamo cosa succede. Intanto il Charlotte ha accettato le offerte per Colombo, quindi lo possiamo dare in prestito per 2 anni, così il nostro Colombo se ne andrà e crescerà ancora. Avanziamo verso la sfida contro la Fiorentina, offerta per TA 14 milioni e 4 da parte del Benfica. Benfica ci vuole togliere anche TA,
che è uno di quei giocatori che secondo me non lascerò partire, anche lui è un po' il futuro di questa squadra. C'è altra posta in arrivo, vediamo un po', interesse per Elmas, l'attrattiva di trasferimento di prestito di Colombo è saltata, bene, offerta per la nazionale, quindi Colombo ha deciso di non andare via, bravo Colombo. Intanto vediamo la classifica, siamo sempre a 15 punti, Milano ha vinto, e arriviamo alla sfida contro la Fiorentina, ragazzi, andiamo a farci la formazione, io sto cercando di far risparmiare un po' tutti, però questa giocherà Gnonto e giocherà Isacco titolare, e lascerò anche Ravasteglia titolare in questa sfida, fuori anche Ostigard in campo, metto Verissimo, fuori anche Mason, metto Tomiyasu che torna in campo, Mason lo mettiamo sulla fascia sinistra, quindi più o meno è la formazione titolare, anche perché è una di quelle partite molto difficili ed è giusto che l'affrontiamo con i giocatori giusti. Quindi ragazzi, vediamo, magari contro la Fiorentina la perderemo, andiamo alla conferenza stampa. L'ultima sfida tra voi e la Fiorentina ci ha regalato gol e spettacolo, cosa ci aspetta, cosa si aspetta da questa partita? Proveremo a vincere di nuovo, quello sicuramente. Cagliari ha vinto l'ultima partita con gol di scarto, credo che questa prestazione, che quella prestazione possa aver intaccato in modo della compagine fiorentina. I ragazzi hanno giocato bene. Avete tutte le possibilità di qualificarmi, la squadra riusciva a dare continuità, va bene, abbiamo il dovere di provarci. Andiamo a dire questo, va bene così. E vediamo ragazzi di giocarci questa sfida, intanto c'è posta in arrivo, va bene, non ci interessa. Andiamo ad affrontare la Fiorentina, una squadra che ovviamente è molto forte, l'abbiamo già battuta, ma questa volta l'affrontiamo a livello leggenda e vediamo se eventualmente riusciamo a superarla. Ok ragazzi, ci siamo, inizia la sfida contro la Fiorentina, Castrovilli è l'ex di turno che ho lasciato titolare. Tanto Mason ha subito preso la palla con le mani. Attenzione qua perché recuperiamo palla, se ne va Gnonto o prova ad andarsene. Se ne va da solo. E qua purtroppo hanno recuperato. E vedete qua come giocano quelli della Fiorentina, fuori gioco, fuori gioco. Molto aggressivi quelli della Fiorentina. Molte opzioni a disposizione. Efficace il giro palla del Cagliari. Attenzione qua Ravasteglia ha fermato e come vedete ovviamente non è facile. No, errore di Isacco. Vogliono provare ad entrare in corsa per il titolo, certamente serve un cambio di ritmo netto anche rapido. Occhio all'avanzata dei Viola. Cerca la soluzione personale. Respinta col corpo. Qua hanno tentato un tiro di potenza, ma Mason è intervenuto molto bene, però la Fiorentina, come vedete, corner battuto in mezzo. Non è ancora finita questa azione. È pericolosissima. No, errore! Che cavolo, gol! L'hanno messa dentro. Su errore di Bella Kochap. Andiamo un po' in offensiva, che questa Fiorentina... Attenzione qua, ha tentato Isacco ma è fermato. L'arbitro dice di proseguire, vantaggio per la Fiorentina. E attenzione perché la Fiorentina purtroppo, come ho detto, è la squadra molto più forte del Monza e sapevo che ci avrebbe dato delle difficoltà.
Questa volta Gnonto ha fatto un assist dove Ravastelia. Giorginio, intervento riuscito. Si segna sugli altri campi, cambia il risultato del match dell'Inter. Sentiamo. Prima rete della partita per l'Inter. Si sblocca dunque il match 1-0. Occhio alla conclusione. Qua ha tentato Isacco. Per la prima volta lo impensieriamo, ma è riuscito a prenderla. Qua Gnonto ancora fermato. Bianchi. E ovviamente la Fiorentina sta avendo sempre la meglio. Attenzione qua, niente, non arriva. E addirittura se ne va. Devono riposizionarsi alla svelta qui. Può battere a rete. Vabbè. Si sono voltati sul 2-0 e questa sarà forse la nostra prima, la nostra seconda sconfitta, chi lo sa. È scattato tempo sul suggerimento profondo del compagno e anche il replay dimostra che era in gioco. Poi davanti al portiere non ha avuto problemi a metterla dentro con una conclusione chirurgica. Dominio del gioco per la Fiorentina fino a questo momento. Condivido questo perché stiamo giocando veramente male e... ci hanno fatto addirittura il 3-0, ragazzi. 3-0. Niente. Un dominio fin qui assoluto in questo match. E siamo ancora nella... vabbè, Isacco non riesce a passare più. Jones. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. No, vabbè, Gnonto, ti sei fatto anticipare. Avevi tutto il tempo. E attenzione, questa è una bella palla, attenzione, se ne va Mason. Tenta la conclusione. Niente da fare, fermati. Fermati, niente da fare. Si comincia con la Fiorentina. Allora ragazzi, purtroppo stiamo perdendo, era inevitabile. Unico, vediamo se il secondo tempo cambierà. Un Cagliari che sta subendo, vabbè, della Vega me la sbaglia pure, attenzione qua. Può andare uno contro uno col portiere e la mette, non sbaglia nemmeno questa volta. Niente, ha fatto 3 gol questo giocatore. 4-0 è partita che sembra ormai in cassaforte. Vabbè, poi abbiamo Ravastelia. Stiamo perdendo, stiamo giocando una bruttissima partita. Credo che sia la peggiore partita giocata. Alla palla buona. Ed è proprio un autogol. E ci mancava pure l'autogol. Ci mancava pure l'autogol di Tomiyasu. 5-0, partita assolutamente in cassaforte. Una sola squadra in campo. Vabbè, però questo intervento, niente da fare, non riusciamo ad avvicinarci alla porta della Fiorentina. Qui Castrovilli ha tentato, ma come vedete facciamo un po' di cambi perché su 5-0 ci hanno dato la manina, quindi facciamo uscire Della Vega, mettiamo Nandez al suo posto, fuori Castrovilli, mettiamo Fred, fuori anche Ravastelia. E ci mettiamo Correia da quella parte, fuori anche Isacco, mettiamo Rodriguez in campo e fuori anche Gnonto con Traoré in campo. Sostituito tutti, perché onestamente, visto il risultato, optano per il cambio, pronto a bordo campo per entrare. Ormai questa è una partita persa. Attenzione Tomiyasu. Tiro murato ma non è finita. Niente da fare ancora. Situazione cambiata nel mezzo. Intanto Verissimo interviene. Seconda rete per l'Inter. Rodriguez intanto è fuori gioco. Grazie, puntuale. Vorrei cercare di ridurre perlomeno la distanza. Palla nuovamente tra i loro piedi. Vabbè, qua ancora la palla.
lentissimi nel recuperarla. A tutte le voci di mercato, ai rumors e a tutte le speculazioni è arrivata l'ufficialità del nuovo acquisto. C'erano anche altri club sulle sue tracce e loro sono stati... Vabbè, bella coach, appoggi, non c'è proprio. E c'è il gol e sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Incredibile, 6-0, ci hanno fatto 6 gol. 6-0, partita in cassaforte, punizione. In un modo incredibile. Qua Nandez ha provato a fare tutto da solo, ma come al solito, vabbè, tenendo in considerazione che sto giocando in offensiva, ci può stare. Ci mette una pezza e ferma tutto. Attenzione, perché adesso proviamo e Correia poi la sbaglia. Correia la sbaglia e attenzione perché si ripropone. Perdono il possesso del pallone. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Adesso può andare via Rodriguez, attenzione. E la mette dentro. Almeno Rodriguez l'ha messa dentro. Però ragazzi, una bruttissima sconfitta in casa, tra l'altro, contro la Fiorentina. Ricorda un po' la gara persa contro il Verona in qualche stagione fa. Ovviamente non sarà facile. Guarda lì come è passata quella palla. Finalmente bella coccia per fare un intervento, ma la riperdiamo subito. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Il difensore sembrava esserci comunque. Traore riceve sostegno. Attenzione, Traore. E la sbaglia. E la sbaglia, Traore. La sbaglia. Poteva essere gol del 6-2. Guarda lì com'è passata quella palla. Posizione fischiata dunque contro la Fiorentina. Ok, meno male. Traore. E qua! Che rende il passivo meno pesante in questo 6-2. 6-2. Peccato. Peccato perché insomma, potevamo fare il risultato, però non siamo riusciti a giocarla bene, abbiamo preso praticamente a ogni tiro il gol. Tanto qua bravo Traore. Attenzione a Traore. E Traore. Abbiamo accorciato le distanze con Traore, ha fatto 2 gol e però ormai la partita è persa. Però almeno siamo tornati un po' in partita. Ha saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Risultato tennistico. Abbiamo perso. È stato un brutto KO effettivamente, una sconfitta pesantissima. Intanto l'Inter ha vinto, quindi ci ha recuperato almeno 3 punti, non sappiamo il Milan che va 15. Grazie per aver accettato. Allora, avete perso 3 reti di scarto nonostante abbiate realizzato gli ultimi 2 gol del match, avete segnato troppo tardi secondo me, ma sì, avremmo dovuto segnare prima, però pazienza. Match di ritorno con la Fiorentina non è andato come speravate, che cosa non ha funzionato, c'era tanta pressione, tutto qui. È stato un match complicato contro un avversario tosto come la Fiorentina, quali conseguenze aveva secondo lei questo risultato morale dei giocatori? Il nostro morale è alto, quindi non ci darà problemi perlomeno. Allora, chat,
Vediamo un po' cosa ci dicono. Ravastelia, se no che la gente non fa che parlare del nuovo ruolo che mi ha assegnato, volevo solo farle sapere che sono disposto a tutto per aiutare la squadra a vincere, anche a giocare come attaccante se necessario. Grazie della disponibilità, io non ti ho chiesto niente onestamente. Vediamo un po' la classifica. Ah, abbiamo la Coppa Italia, attenzione. Intanto interessa per Pascano, che non ci interessa, offerta di trasferimento per Cranio, che rifiutiamo subito a monte da parte del Liverpool. Cranio è intoccabile. Attenzione ragazzi, che finalmente dopo il campionato avremo la Coppa Italia. Avanziamo, credo che sia il Venezia il nostro primo avversario, esatto. Però voglio vedere un attimo se la classifica di campionato è cambiato rispetto alla nostra sconfitta. In realtà no, perché Milan anche ha perso, credo, ed è rimasta a 15 punti di distacco. Rimangono 17 punti di distacco dalla Roma e dall'Inter, che si è avvicinata, 20 punti dalla Juventus, che ha recuperato ancora, e poi tutto il resto. Quindi, allora ragazzi, abbiamo la sfida contro il Venezia in Coppa Italia. Noi per adesso ci fermiamo qui, nel prossimo episodio affronteremo Venezia in Coppa Italia e Torino in campionato, credo che sia, sì, è campionato. Quindi finalmente si partirà con la competizione nazionale, con la Coppa Nazionale, che è l'altro obiettivo che ci siamo prefissi di conquistare. E devo dire che abbiamo i giocatori da fare un po' di sostituzione, perché ci sono molti giocatori stanchi. Detto questo ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarlo. Seguitemi sulla mia pagina Instagram, sul canale Twitch e la pagina Facebook, troverete il link in descrizione. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio con FIFA 23 e la carriera allenatore del nostro Antonino Croce. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti.